Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È sempre bella notizia il Vangelo di Gesù, anche quando parla di croce, la sua o la nostra. Quella prossima domenica, ad esempio, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. A noi forse verrebbe da obiettare, scusa Signore, ma proprio ogni giorno dobbiamo prendere la croce? Se ci capita addosso non c'è altro da fare che portarla, ma tu ci inviti addirittura a prenderla liberamente. Ti sembra un po' troppo? Dietro queste obiezioni si nasconde una mentalità che vede il cristianesimo, la Chiesa, la religione in genere, come una specie di prigione dalla quale sarebbe tanto bello evadere. Perché non si può vivere bene lo stesso anche senza Cristo, senza Chiesa, senza croce soprattutto? Si potrebbe rispondere con un'altra domanda, ma quelli che vedono nel cristianesimo un carcere, una prigione, sono proprio sicuri che i reclusi siano dentro? E se invece fossero fuori? Sono liberi davvero o si illudono di esserlo? Ma poi, cosa intende il Signore quando parla di croce? Si riferisce alle malattie, alle batoste, alle disgrazie che possono capitare nel corso della vita? Non proprio, non anzitutto a queste perlomeno. Per Gesù Cristo la croce non è stata una malattia, non è morto a causa di una disgrazia. È stato il prezzo da pagare alla sua fedeltà. Ha voluto restare fedele a Dio sempre, tutti i giorni della sua vita. E altrettanto fedele e solidale è stato con la nostra umanità. Paziente, comprensivo, generoso fino al dono della sua vita. Perché Dio ci ama e ci vuole recuperare alla dignità di figli, alla libertà vera, alla pienezza della vita. Ebbene, tutto questo ha un prezzo e Gesù l'ha pagato. Il prezzo si chiama croce. Forse che la croce che prendiamo noi per seguirlo significherà qualcos'altro o sarà fatta da un materiale diverso dalla sua? No. Anche per noi la croce è semplicemente il prezzo della nostra fedeltà. A Dio, alla nostra coscienza, al nostro prossimo. Questa fedeltà o coerenza poco o tanto costa sempre. Ebbene, è questa la croce che il Signore ci invita a prenderci su ogni giorno, se ci teniamo a essere Suoi discepoli, cioè cristiani. Qui non si tratta di masochismo, è tutto di guadagnato invece. Quella sublime dignità che ci deriva dall'essere cristiani va difesa e accresciuta, prendendo la propria croce e seguendo Lui, Gesù Cristo, ogni giorno. Non cediamo alle lusinghe di chi promette dignità, pienezza di vita, felicità senza croce. Ci prende semplicemente in giro. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.